Adesso devo fare un'importante comunicazione. Nella riunione del 16 aprile il Consiglio di Presidenza, in relazione ai fatti e alle circostanze verificatesi nel corso delle sedute del 9, 10 e 16 aprile, ha condiviso la proposta della Presidenza per un'applicazione puntuale degli articoli 66 e 67 del Regolamento, considerando necessario ricordare che rappresenta grave violazione del decoro istituzionale esporre cartelli di più recanti immagini delle più alte autorità dello Stato e di personalità pubbliche, impedire o interrompere continuamente gli interventi dei senatori, disattendere i richiami della Presidenza o peggio non rispettare il ruolo e la funzione, nonché il continuo riferirsi al regolamento o all'ordine dei lavori in situazioni palesemente non controverse e pertanto in modo del tutto pretestuoso. Il Consiglio ha condiviso l'invito ai senatori questori e ai capigruppo da parte della Presidenza affinché la loro collaborazione sia fattiva e corretta rispetto alla richiesta del Presidente di turno verso i senatori appartenenti ai diversi gruppi parlamentari. Con l'astensione della senatrice Bottici, il Consiglio di Presidenza ha deliberato di deplorare fortemente espressioni verbali e comportamenti dei senatori Airola, Centinaio, D'Anna, Sant'Angelo per avere gravemente turbato l'ordine in aula e aver recato offesa alla Presidenza. Per le stesse ragioni il Consiglio deplora le modalità con le quali i senatori appartenenti al gruppo del Movimento 5 Stelle hanno partecipato ai lavori del Senato nelle sedute indicate in precedenza. Qualora tali situazioni dovessero riproporsi, si provvederà ad assumere le conseguenti decisioni fino alla sospensione dei lavori parlamentari dei senatori che dovessero reiterare condotte in contrasto con le previsioni regolamentari e lesive della dignità del Senato. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 16 con interrogazioni a risposta immediata del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Grazie. Buona Pasqua a tutti. Grazie.